ragazzi, ieri l'altro è uscita la notizia dell'upgrade, chiamiamolo così, o del lancio, se vi piace di più, del DJI Tello Edu da parte della Risentech, azienda ideatrice appunto del mini drone. Ma permettetemi di dirlo, a mio modesto parere, solo un Tello camuffato da Edu. Insomma, una trovata per temporeggiare, vista la grande quantità di persone che chiedono quando uscirà il Tello 2.0. Ma parliamone insieme. Come sapete, nel mio canale parlo molto spesso del DJI Tello. Ho una bella playlist su di lui, che trovate qua sopra, che mi piace appunto parlare di questo piccolo drone, ormai lo sapete tutti, e allora vi voglio rinfrescare un po' il ricordo. Diciamo che molte scuole hanno usato il Tello per scopi educativi, per l'apprendimento ludico di nozioni di fisica, ingegneria e anche di programmazione. Ci sono aziende come Drobots o come DroneBlocks che hanno già integrato l'uso di Tello in numerosi corsi, oltre ovviamente a creare dei programmi didattici su tutto il territorio degli Stati Uniti d'America. Drone che ha riscosso un tantissimo successo. Anche se molti considerano il Tello un piccolo giocattolo, è noto dai registri ENAC che molti hanno provveduto a registrare questo piccolo drone in Italia per usarlo come SAPR inoffensivo. Trovate qua sopra tutto ciò che riguarda questo argomento. E di conseguenza per lavorarci, e questo ci fa capire che il DJI Tello è a tutti gli effetti una realtà all'interno del campo dei droni. E adesso che tutti aspettano il Tello 2.0, ecco invece che esce Tello Edu. Ci dicono programmabile con Scratch, con Swift, con Python, con opzioni adatte sia ai principianti che ai più esperti, ma la domanda mi sorge spontanea. Ma con questo che è il mio vecchio Tello e non è Edu, non posso fare la stessa cosa con queste applicazioni? Ragazzi, il drone dovrebbe essere proprio identico al Classic, cioè all'1.0, cioè quello che abbiamo tutti noi. Vabbè, se pensiamo che sono disponibili nella confezione 4 tappetini Mission Pad che riportano punti del percorso fisici che il drone riconosce per eseguire delle istruzioni, vabbè, questa è una cosa magari carina, però forse è proprio l'unica che fa aver voglia di fare un acquisto di questo nuovo drone. Ma però adesso vediamo il bello, e cioè si dice che Tello Edu consenta di accedere ai dati del video streaming e codificare le informazioni di comando avanzato, come per esempio il riconoscimento dei gesti, e questo sarebbe una gran bellissima novità. Molti di voi conoscete l'app Atello Pilot, trovate qua in alto un video che parla appunto di lei. In sintesi, questa app permette di fare operazioni che l'app nativa del DJI Tello non fa. È molto interessante, ma non certo permette l'uso delle gesture. Allora, le app nuove che trovo negli store mi faranno usare le gesture anche senza Edu? Oppure le userò le gesture? In che modo? Vabbè, presto approfondirò questo argomento e lo porterò sul canale, perché come vedete in questo video le app da installare sono tutte inerenti alla programmazione e non l'uso delle gesture per la guida del Tello. Dunque, ma seguitemi su questo canale, mi raccomando, perché cercherò di approfondire questo argomento. Le app per la programmazione funzionano tutte con il mio Tello 1.0 e dunque mi sa che praticamente è quasi certo che il Tello 1.0 e il Tello Edu siano due oggetti identici. Infatti, non a caso, le caratteristiche sono quelle del primo Tello, nella versione 1.0, nulla di nuovo, come la stessa risoluzione video e foto, come la stessa memorizzazione dei dati, eccetera, eccetera. Per esempio, diciamo che il Tello Edu è anche dotato di un'app apposita per delle sfide virtuali, e queste sono cose magari che posso usare anche con questo, che sono adatte magari ai più giovani. C'è un'avventura chiamata Tello Space Travel che è disponibile su Swift Playground Apple, che vedete qua sopra, che sto usando con questo Tello 1.0. Noto che
se scegliamo nell'app la lingua inglese, esempio, ci sono qua e là dei refusi in lingua cinese. Questo non mi pare il massimo. Nell'app Swift Playground Apple è possibile accedere alle lezioni di Tenlo Space Travel per istruire appunto l'uso pratico delle nozioni della programmazione tramite una avventura interstellare. Questo lancio del Tenlo Edu avvicina poi ai giovani, diciamo ai più piccoli. Come queste applicazioni comunque si scaricano liberamente nello store, vi lascio qua sotto link in descrizione. Io le sto testando con il mio Tenlo e mi pare che funzionino. Leggo, e questo è molto interessante, un nuovo SDK 2.0 nel quale c'è la possibilità, con delle funzionalità avanzate, che si migliorano i dati streaming video e di conseguenza l'opzione di comando e il famoso riconoscimento delle gesture. Allora, se c'è un nuovo SDK, forse questa app che trovate qua sopra questo link, secondo me potrebbe anche migliorare e permettendo la registrazione programmata dei video. E allora ragazzi, fidatevi, questo sarebbe veramente una gran figata, ma grande. La cosa molto interessante è la possibilità che con una connessione wifi si può comandare uno sciame di più droni, facendoli muovere in sincrono o secondo coreografie molto complesse, e il video di presentazione onestamente mi ha davvero colpito. Vediamolo un secondo. Per quello che si dice, Tenlo Edu è stato potenziato nella tecnologia dalle due aziende leader che sono dietro a Riser, cioè alla DJI e la Intel, con una elaborazione visiva Movidius di Intel che faciliterebbe la capacità di posizionamento visivo del Tenlo Edu, permettendogli una migliore stazionamento in overing e una migliore stabilità e sicurezza. Ma secondo me, ma la domanda comunque mi sorge spontanea. Questa nuova offerta, con la quale si porta a casa con 159 euro il drone, ovviamente, 2.7 di eliche di ricambio, 4 tappeti di Mission Pad, una batteria e un cavo USB per la ricarica, non sarà un Tenlo con la cappotta modificata e con due software nuovi da far girare? Ma esattamente con le caratteristiche vecchie o poco più del piccolo 1.0? Ma io onestamente sono convinto che non sia una così grande novità, ma credo che il Tenlo 2.0 stenti realmente a trovare una data di uscita decente. E allora, per non raffreddare il mercato, Riser si è inventato questa trovata marketing di Edu e dell'educazione con la programmazione con il drone. Ragazzi, perdonatemi, ma sono un po' diffidente. Vediamo poi in concreto se davvero il cuore del piccolo Tenlo 1.0 è stato migliorato. Nei prossimi giorni capiremo qualcosa in più. Intanto io mi sono installato le app e le sto testando con il mio 1.0 e a primo impatto mi sembra che tutto vada tranquillamente, anche se non ho il nuovo Edu. E a questo punto vi chiedo, voi cosa ne pensate? Lasciatemi qua sotto un commento, un like e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo presto con un nuovo video su DJI Tenlo, sul mondo dei droni e della tecnologia. Ciao da Bighe.net.